caro saluto da Diego Fusaro a voi e a tutti gli ascoltatori. Il datore di lavoro poteva licenziare chi non si vaccina. L'affermazione di Bassetti restringe il campo invece all'ambito medico e quindi pare a tutta prima più ragionevole. Beh, perché ecco, ne fa un discorso anche di sicurezza, cioè al di là del fatto che fai una professione per la quale sei a contatto con più persone che possono essere malate, immunodepresse, e poi se devi somministrare il vaccino, perché si dà il caso che tu possa somministrarlo, è chiaro che se non ti vaccini rischi di essere più contagioso e contagiare quante più persone possibili. C'è una contraddizione in termini. Mentre invece il non vaccinato può essere asintomatico, ma può essere anche pauci sintomatico, sì, o anche grave. Cioè, se davvero il vaccino bloccasse ipso facto la trasmissione del virus, allora bisognerebbe dire che il discorso, come quello di Bassetti, di chi dice che bisogna imporre il virus al personale medico e sanitario, è da un certo punto di vista inoppugnabile. Se davvero il vaccino bloccasse ipso facto la trasmissione del virus, allora bisognerebbe dire che il discorso, come quello di Bassetti, di chi dice che bisogna imporre il virus al personale medico e sanitario, è da un certo punto di vista inoppugnabile. Bisognerebbe puntare sempre sulla paideia e non sulla coercizione, cioè bisognerebbe educare le persone anziché costringerle, minacciando anche la perdita del posto di lavoro. Poi è chiaro che anche se la copertura fosse parziale, ancora certo, qua con noi il dottor Bassetti, del quale ho grande stima, allora, cioè guardiamo allora la liberazione, no? Che questa cosa, no, cioè la vaccinazione fatta, allora, cioè guardiamo se avessi, come dire, la garanzia che il vaccino è efficace, che non ha effetti collaterali, che salva la vita e tutto il resto, non avrei problemi a sottopormi al vaccino, come mi sottopongo all'antitetanico o a molti altri vaccini. Quindi che c'è un'obiezione di principio, ecco, questo è molto No, le obiezioni di principio sono sbagliate, proprio come le esaltazioni di principio. Cioè le due bande uguali e contrarie dei no-vax e dei sivax mi paiono ugualmente dogmatiche, perché cosa vuol dire essere pro o contro i vaccini? Bisognerà essere pro, certo, o contro a seconda dell'oggetto in questione, no? Pro o contro gli effetti che produce, sì, insomma, mi dici che è un vaccino sicuro, che mi protegge, che mi fa bene, lo faccio indubbiamente. La Regione Lazio da questo punto di vista ancora una volta virtuosa, perché c'è un bollettino del pomeriggio che parla di dati importanti rispetto alle fiale a disposizione, ovviamente, e del fatto che la Regione Lazio sia avanti a tutte le altre, e comunque i dati dell'Istituto Superiore di Sanità della scorsa settimana dicevano che a fronte della campagna vaccinale sono crollati i dati dei contagi. Se il vaccino mi protegge oltre che dai sintomi anche dal contagio, allora è chiaro che può avere un senso renderlo in qualche modo obbligato in certi ambiti, però con una conseguenza: se effettivamente protegge ed evita i contagi, è chiaro che chi è vaccinato deve tornare alla vita normale in senso pieno, quindi non ha più senso sottoporre a lockdown, coprifuoco e divieti di assembramento chi, in quanto vaccinato, non può contrarre né diffondere il virus.
effetti. È chiaro che poi la produzione di vaccini, se poi riuscisse ad essere effettuata anche nel nostro paese, andrà incontro non solo alle esigenze di adesso, ma anche del prossimo anno, ad esempio, perché una volta che tu somministrerai la seconda dose, ti ritroverai l'anno prossimo da capo a 12, perché dovranno essere rivaccinate le persone che oggi, ad esempio, sono state vaccinate. È la normalità, questa è la logica, però non è una cosa nuova. Sbaglio su questo, professore? Mi pare coerentissimo.